laboratorio di programmi. Beh, noi ovviamente arriviamo qua, non è che abbiamo la scienza infusa o che arriviamo dicendo i programmi saranno A, B, C, D, ma vogliamo lavorare costruendo insieme alla gente, insieme ai cittadini milanesi il programma. Abbiamo in mente due cose essenzialmente. La prima è il programma di governo, il 2 di aprile, tra l'altro come sempre noi cerchiamo di tenere segreti le cose, ma con i giornali non si dice mai, già oggi è stato scritto, ma il 2 di aprile avremo questo primo grande incontro, un laboratorio fatto di 30 tematiche, quindi 30 laboratori, diciamo così, le 30 cose che contano nel programma elettorale. Partiremo, raccoglieremo un migliaio di persone intorno a noi per cominciare a dibatterne. I nostri volontari, che ringrazio, sono comunque già in giro per la città, per i cantieri, a raccogliere idee. Dopodiché ci sarà un mese e mezzo di lavoro e il 14 di maggio saremo in condizioni di, faremo alcuni eventi pubblici e partecipati, saremo in condizioni di chiudere il nostro programma, e quindi sarà un programma che, ripeto, c'è anche il vantaggio che si riparte da qualcosa che c'è, si riparte dal lavoro di questa giunta, ma sarà un programma che guarderà avanti, che sarà molto partecipato e che avrà la funzione di raccogliere trasversalmente i grandi temi per il governo di Milano dei prossimi 5 anni. E poi ci sarà una seconda cosa. Siamo convinti che nel dialogo con la città sia indispensabile ragionare con i cittadini dei singoli quartieri. Ora, a Milano l'idea del quartiere c'è, ma non c'è, è stata un po' svilita, ma noi siamo convinti che invece la gente si sente figlia del proprio quartiere. Per cui nel rispetto, nel grande rispetto del lavoro delle zone e sulle zone, sulla riforma delle municipalità, noi andremo avanti, faremo ancora di più. Abbiamo diviso la città in 41 quartieri, quindi non c'è una zona, ma c'è un quartiere che si chiama Baggio o che si chiama Ortica. Anche qua ci stiamo muovendo per i quartieri e la nostra promessa elettorale, cioè vogliamo che chi ci voterà saprà che al di là del governo di Milano, ma la nostra promessa elettorale consisterà in fare un paio di cose per quel quartiere. Cosa? Facciamo alcuni esempi per capire di cosa stiamo parlando. Non stiamo parlando di progetti faraonici, ma stiamo parlando di progetti che hanno, sono importanti per i cittadini del quartiere. Quartiere Adriano sta aspettando una scuola media da 20 anni. Da 20 anni. Ecco, noi nell'ambito delle esigenze del quartiere, di quello che si potrà fare, però prometteremo, e ovviamente stiamo ascoltando gli abitanti del quartiere, ma che questa benedetta scuola media, c'è già l'area, verrà fatta. Secondo esempio, Piazza Sant'Agostino, non so se più o meno sapete tutti di che si tratta. Ecco, anche lì, ripeto, nel rispetto di tutte le esigenze, il mercato, però insomma è una piazza che oggi non è milanese, non ha questa capacità dei milanesi di essere, di avere un posto pulito, a posto, bello. Per cui, secondo obiettivo, per fare un esempio, Piazza Sant'Agostino la faremo rinascere. Un terzo esempio, il Marchiondi. Io non so chi voi conosce e si ricorda del Marchiondi, ma il Marchiondi è un istituto di educazione per ragazzi difficili, risale all'800, no, in origine risale all'800 e in origine stava il Quadronno e ci sono passati ragazzi difficili, ma per esempio il grandissimo pittore Segantini ha studiato il Marchiondi. Dopodiché, seconda guerra mondiale, bombardamento, è stato distrutto e è stato ricostruito a Baggio. Oggi il Marchiondi è un relitto abbandonato nel mezzo di Baggio, veramente una ferita, tra l'altro ha un pregio architettonico straordinario. Ecco, anche lì, magari per un'iniziativa pubblico-privata, ma noi lo rifaremo rinascere. Quindi credo che queste cose vadano fatte e credo che i cittadini milanesi, crediamo che i cittadini milanesi dei vari quartieri abbiano questa volta il diritto di sapere che per loro, specificamente per loro, un paio di cose le faremo.
E poi, andando avanti, e qui ci metto obiettivamente un po' più del mio, se sarò sindaco e sono moderatamente... Moderatamente ottimista, ma col vostro aiuto il mio ottimismo aumenterà di giorno per giorno. Se sarò sindaco, ci sono un paio di cose che ritengo possono essere nelle mie corde, nelle mie capacità e nel mio interesse. Non voglio dire che sono le cose fondamentali per questa città, ma mi sembrava giusto oggi fare anche un paio di promesse di cose mie che al di là del lavoro della giunta mi sento di poter mettere la mia attenzione particolare e la mia faccia. La prima è quello che Renzo Piano chiama il rammendo delle periferie. Al di là del... c'è anche dibattito, a volte li chiamiamo periferie, non le chiamiamo le periferie. Io mi auguro che riusciremo a lavorare, per cui fra 5 anni non le chiameremo più periferie, ma oggi dobbiamo prendere atto che il tema c'è. Ecco, noi la affronteremo, e io in particolare mi ci metto, affronteremo questo tema non con un modello di ruspe, di minacce, di evocazioni, di drammi, ma lavoreremo concentrandoci su quelle che sono le cose per rammendare le periferie. E sono tre poi. Il tema della casa, che è un tema fondamentale. E qui, permettetemi una considerazione politica, il tema della casa è complesso, obiettivamente stiamo parlando di 70.000 appartamenti, di cui 30 del comune e 40 e 40 di Aler, però c'è una differenza enorme tra la gestione del patrimonio del comune e di Aler. Per cui io lo dico a tutti quelli di centrodestra che fanno i fenomeni, vanno in giro, le case, la periferia, ecco, si guardassero un attimo in casa prima di fare tanti fenomeni. Però, se diventerò sindaco, sarò il primo a tendere la mano a quelli della regione e a lavorare insieme, come stiamo facendo, per esempio, sul programma del quartiere Laurenteggio, perché obiettivamente un cittadino, poi quando tu vai lì da sindaco, quando ci va oggi Giuliano, non è che se abita in una casa Aler o in una casa del comune guarda il sindaco in maniera diversa, è il sindaco, e quindi bisognerà lavorare da quel punto di vista insieme. Poi c'è un tema di sicurezza, adesso mettiamo un po' i puntini sulla sicurezza, al di là che, ripeto, poi dopo di che faremo il possibile. Io ho un vantaggio rispetto agli altri, che gli altri parlano di come sulla carta stampata, no? Cioè recitano la sicurezza. Io posso dire che all'Expo 20 milioni di persone sono state accolte in maniera sicura. E quindi delle cose le abbiamo fatte. La sicurezza deve essere fatta di persone, e quindi la capacità di lavorare insieme tra i vigili, la polizia locale, carabinieri, la guardia di finanza, i mezzi di soccorso, la prefettura, la questura, ecco, questa capacità di lavorare assieme che è importante. Il comune farà la sua parte sui vigili. Io sui vigili voglio dire una cosa precisa, e cioè che ho una grande stima del corpo dei vigili, e poi nella storia milanese i Ghisa rappresentano molto, però c'è ancora molto da fare, per cui prometto una grande attenzione al tema. È chiaro che dobbiamo lavorare perché ci siano più vigili per strada, bisogna riflettere sulle premialità relative al loro lavoro, bisogna mettere in sicurezza, non è un lavoro facile, però oggi noi abbiamo circa 500 vigili che non possono andare sulla strada per motivi per cui un medico certifica il fatto che non possono andare per la strada. Bene, io dico con serenità, ma lavoriamoci, perché i milanesi vogliono amare i loro vigili, li vogliono rispettare e ne vogliono di più per la strada. Questo è un punto su cui noi faremo la nostra parte. Poi c'è un tema di tecnologia, ci sono 2.000 telecamere a Milano e 2 centri di controllo integrato, dovremmo fare di più telecamere,
integrare i nostri centri controlli con quelli delle forze di polizia, la DM, ci sono tante modalità su cui si può far di più e faremo di più. Però noi, a differenza degli altri, crediamo in una cosa fondamentale, e cioè che il miglior modo per rammendare le periferie, per aiutarle, è quello di dare vita alle periferie, dare vita alle periferie. Per cui va bene la casa, va bene la sicurezza, ma noi dobbiamo portare in cultura, dobbiamo portare gli sport. Fatemi aprire una piccola parentesi al mondo della cultura e ringrazio André Charmat per l'ospitalità. Io penso che il mondo della cultura a Milano vada sostenuto, va aiutato per esempio chi cerca faticosamente di fare cultura nei quartieri periferici. Ecco, credo che bisogna pensare, e io proprio per un po' mio modo d'essere, ma come ci penso tanto, a come attrarre turisti stranieri, a come accogliere stranieri che vogliono andare a Scala, però insomma credo che il sogno di un sindaco potrebbe essere che ogni milanese una volta nella vita alla Scala ci va. Per cui alla cultura chiediamo di aiuteremo la cultura e chiediamo alla cultura di cercare di abbracciare quanto più possibile questa città. Quindi torniamo al nostro, bisogna renderle vive, e quindi facciamo di tutto per cui gli spazi in periferia siano occupati, diamole a chi vuole aprire una bottega, diamole a chi vuole fare del volontariato, diamole a chi vuole portare cultura, e convinciamo l'area a fare lo stesso, perché c'è bisogno di spazio lì per tutti. Quindi il nostro modello di gestione sarà fatto sì di casa e sì di sicurezza, ma di aiutare a rendere ancora più vivo. E questo è il mio primo impegno. Poi c'è un secondo, che si chiama lavoro. Ora, Milano è una città obiettivamente straordinaria e ha delle capacità in sé che non ha nessuna città italiana. Per cui dall'università alla medicina, all'impresa, alla creatività, al terzo settore, ha delle singole capacità che sono veramente straordinarie. Bene, io ho l'impressione che raccoglie meno di quanto può. Faccio l'esempio prima, 20% di disoccupazione giovanile è qualcosa che Milano, lasciatemi dire, non può permettersi. La mia promessa è questa, e cioè, qui non parlo di deleghe del sindaco, non parlo di ruolo del sindaco, ma io vorrei mettermi al centro di questo processo e far sì che tutti questi mondi lavorano di più in maniera coordinata. Vorrei chiedere ai rettori dell'università di aprirsi ancora di più al mondo dell'impresa e alla città. Vorrei chiedere agli imprenditori di fidarsi del pubblico, perché il pubblico privato insieme fanno cose straordinarie, ma lo devono fare, l'abbiamo dimostrato che si può fare, bisogna andare avanti. Vorrei chiedere ai creativi di pensare a se stessi, al loro business, ma pensare alla città. Vorrei chiedere al terzo settore di continuare così, ma lavorare ancora più insieme. Oggi, se uno è un genitore anziano, il tema non è chi lo va a prendere, uno lo va a prendere, poi lo porta all'ospedale, l'ospedale lo accoglie qualcun altro, un altro lo porta indietro, poi un altro ancora lo gestisce, lo aiuta quando è a casa. È la persona, è l'anziano, non sono le varie componenti. Quindi col terzo settore, io sto avviando questo discorso, ma credo che ci siano veramente le condizioni per poter lavorare in maniera diversa. Ecco, da sindaco voglio fare questa seconda cosa, quindi il lavoro. Voglio che per me, e voglio che chi lavora con me, il lavoro a Milano diventi un'ossessione. E quindi la volontà... La volontà di fare tutto il possibile per fare un passo in avanti a questa straordinaria città. Vado verso la conclusione. Milano è una città che ha obiettivamente, sta nel cuore dell'Europa, è una città rispetto alla quale tutti noi
riteniamo che l'internazionalità sia un grande valore. Lo dicevo prima, però è veramente pazzesco pensare a vedere i nostri figli che magari vanno a Londra per trovare un lavoro. Ecco, noi vorremmo che, e cerchiamo e ci confrontiamo con Londra, vorremmo poter essere una città così, essere un po' più come Londra se vogliamo, essere un po' più internazionali, essere un po' più città che pensa alla vita dei propri cittadini, imparare, insegnare qualcosa, e avremo molto da insegnare, ma bisogna partire anche a volte dalle piccole cose. Vi faccio vedere una piccola cosa che è questa carta, è la Oyster Card. Allora, questa è una carta che sta diventando abbastanza virale a Londra, ed è una carta fatta dal comune con un'istituzione finanziaria che fa sì che non solo i mezzi di trasporto in città, ma i mezzi di trasporto che arrivano in città, ma adesso ci metteranno le biciclette, ma gli esercizi convenzionati per cui se vai a un museo ci si caricano, ma è una carta di debito per cui in maniera virale le mamme londinesi stanno cominciando a mettere la paghetta sulla carta. Ecco, queste cose qua, se non le si fa a Milano, dove le si fa? Per cui io penso che noi milanesi abbiamo l'umiltà di voler imparare, per esempio rispetto a Roma nessuno gli toglie un ruolo di capitale, non abbiamo nessuna invidia per Roma, tanto male oggi, no? Ma abbiamo la saggezza di chi si guarda in giro, di chi ha spirito internazionale e capisce dove stanno le migliori pratiche, e abbiamo l'idea appunto di volere, utilizzando l'innovazione, aiutare i nostri cittadini. L'abbiamo detto nel primo momento della nostra campagna e oggi lo ripeto. Innovazione e inclusione sono le nostre parole d'ordine e su questo noi lavoreremo. Ora, chiudo dicendo, io non ho esattamente fatto una scelta conservativa dopo l'Expo. Non sono tipo che se ne sta in poltrona, questo è vero. Ma non ho fatto una scelta conservativa, ho messo in gioco molto di me stesso, della mia vita, e quindi voglio vincere. Siccome credo a tutto quello che vi ho detto, ma credo fortissimamente, e non c'è una parola che oggi vi ho detto che è retorica, non c'è una parola che oggi vi ho detto che è demagogica o che è per accattivarsi la simpatia di qualcuno. Io ci credo alla nostra superiorità, non perché ci è stata assegnata, non perché siamo di sinistra, ma perché siamo noi, perché siamo questa gente qua che ha una voglia folle di portare Milano ancor più verso una dimensione che le compete. E io so che col vostro aiuto si vince e dobbiamo vincere, quindi andiamo fuori di qua e andiamo a vincere!